ama tantissimo. Faccio avvicinare. Questo richiama tantissimo il volantino, sono i colori del volantino. Questo è l'inizio perché rappresenta il saluto. Vediamo tre figure con la mano alzata. Generalmente in Mozambico, l'Africa, la prima cosa che colpisce è le persone che, anche se non ti conoscono, ti salutano, sorridono e ti salutano. Dunque questo è il benvenuto verso la mostra, verso tutto quello che si viene. Passiamo dentro, dopo vediamo fuori. Allora, che cosa? Questo qua si chiama candelabro di vita. Abbiamo detto che uno degli elementi fondamentali per la lettura del quadro di Malé è l'acqua. L'otra è quello che raccoglie l'acqua. E queste tre otre piene d'acqua vengono tenute dalla società, dunque dal nucleo familiare, come un candelabro. Un'altra cosa che voglio sottolineare è anche l'età di questo giovane artista, che ha 33 anni. È completamente autodidatta, non conosceva la pittura, è stato istruito dal suo maestro a usare il colore, dopo è completamente autodidatta, come precedentemente. E è uno dei pochi che usa la terza dimensione, dunque usa la profondità. E usa stoffe tutte di riciclo, quelle che trova ad esempio nei grandi magazzini di importatori indiani di stoffe, quelle che trattengono le stoffe per non rovinarsi, che buttano, lui le raccoglie e pittura su questo. Anche gli stessi colori li utilizza. Se vi avvicina dopo, vedete che comunque anche la tela è abbastanza, la textura del materiale è particolare. Usa ad esempio la sabbia, la segatura, mescola un po' tutti per dare degli elementi di sfondo e di sfumatura. Questo è quello che ha dato il titolo alla mostra, che è stato invitato dal Festival Internazionale di Ferrara a partecipare come artista emergente in un palazzo. E questo era quello che dava il titolo alla mostra, che era l'universo in una goccia. Vediamo altri due elementi. Questi sono due drappi di festa che racchiudono, adesso mi metti qua così magari vedete meglio, che racchiudono un momento di festa. Questa è una goccia d'acqua, però ha le braccia, dunque la figura umana, quello che lui chiama l'uomo goccia, e l'attesa, la fortuna, la speranza nell'arrivo dell'acqua. Gli stessi colori danno tutti questi elementi. Questo è un giovane portatore d'acqua che si sta avvicinando perché stanno festeggiando la pioggia tanto attesa. Vediamo anche due donne che hanno le lacrime, queste sono lacrime perché sono proprio le gocce che scendono dall'occhio, che sono lacrime di felicità per l'arrivo dell'acqua. Nel mese di marzo e aprile Antonio è stato finanziato da un gallerista bresciano a partecipare a un evento. È stato ospitato da noi, purtroppo in quel periodo pioggia. Era disperato perché lui è abituato al sole. E allora ha voluto una tela e ha voluto pitturare questo quadro che si distacca da tutti gli altri, e l'ha intitolato Nostalgia del sole africano. Vediamo qua proprio un sole, colori molto caldi, perché ne sentiva la necessità, e gli occhi che si vedono sono i suoi familiari, la moglie e i figli, che sono tutti nel loro caos. Questo vediamo parecchi elementi. Noterete spesso delle luci dietro, queste sono delle luci che danno proprio i momenti del giorno, generalmente rappresentano la mattina o la tardo pomeriggio, perché sono i momenti più laboriosi, perché durante le ore centrali il calore è troppo forte, di conseguenza rappresentano sempre queste due fasi. In questo quadro vediamo due elementi, i pesci. Vediamo qua che sono trasportati dei pesci. Si tratta di una città portuale. Dunque è l'arrivo del pesce durante la pesca. Vediamo in quest'angolo una donna che si sta specchiando, questo è uno specchio per andare al mercato. Qua vediamo degli orecchini con delle giovani portatrici, questi dei suonatori che stanno cantando per l'arrivo del pesce. Questo qua è un birimbau, è uno strumento tipico. Anche qua vediamo la chitarra, lo strumento, l'uomo goccia,
vediamo questo che sta guardando, questo che canta e questo col tamburo. Però noteremo dopo che generalmente dove c'è la musica si aprono gli occhi, si aprono gli occhi perché la musica è il risveglio musicale, mentre qua non sono aperti perché in questo angolo il sole è già più alto rispetto a quello. La corona rappresenta una sposa, una giovane sposa in pensiero con la madre lei preoccupata, perché i pescatori lì escono con barche fatiscenti e tante volte muoiono in mare, e dunque è la preoccupazione che va a dare un po' di tristezza a tutto il quadro, lo spegne. Altro elemento importante è questo, il piede, quando è appoggiato per terra e dritto è stabilità, dunque lo vedremo spesso rappresentato, quando è inclinato è instabilità, dunque è la preoccupazione di un'instabilità dato da questa situazione è preoccupazione. Riuscite già a capirlo un pochettino? Dai, la chiave di questo c'è stato. Questo è un pochettino più complicato. Ho dovuto farmelo spiegare anch'io da lui perché... Allora, la musica, notate qua gli occhi aperti, che sembrano tristi, invece è proprio il risveglio. Quando ci si sveglia è proprio questo intendimento del risveglio. La musica in Mozambico, come in tantissimi altri paesi africani, è utilizzata in tutto. Dunque, matrimoni, festività e tutto il resto. Ma per loro ha anche un livello terapeutico, la musica terapia. Vediamo che qua ci sono dei musicisti. Questo, che sembra una civetta, è il curandero, è il guaritore locale, che sta assistendo questa persona malata. La stessa persona sta suonando lo strumento. Però sta già avvenendo qualcosa di particolare. Vediamo una donna incinta, dunque, che rappresenta la continuazione della vita. Vediamo che qua stanno preparando la farina, dunque stanno preparando come un convito per tutte le persone perché la guarigione è già avvenuta. E la vediamo in questa fase. La stessa persona si è rialzata, è guarita, e la stessa persona, la ritroviamo qua, ha avuto anche l'elevazione spirituale. Dunque è guarito sia fisicamente che spiritualmente, dato da questi musicisti e da questa musica. Vediamo due persone malate. Le vedete qua? La madre è preoccupata, si vede proprio perché ha la preoccupazione. Chiama i musicisti. Questi suonando sciolgono come preparano la guarigione. Le gocce d'acqua, che è l'elemento di vita e tutto, che si sciolgono per aiutare queste persone nella guarigione. Dunque la musica che porta la guarigione alle persone. Anche i colori sono dati da, ad esempio, il rosso, qua è un ramante, però vedremo anche i rossi, sono fonte di vita, cioè richiamo la vita. L'azzurro, ad esempio, è l'acqua, dunque la continuazione della vita e tutto il resto. Anche questo è molto particolare. Il verde rappresenta, come da noi, la speranza. Vediamo un elemento che in precedenza l'abbiamo visto ribaltato, dunque il piede è stabilizzato, lo vediamo lì nell'angolo, dunque è un momento stabile. Vediamo l'uomo goccia che sta lui picchiando nel mortaio, dunque è la prosperità. Vediamo anche dei fiori, sono degli elementi che si trovano sulle capulane. Le capulane sono quei lenzuoli che rappresentano quando hanno dei caratteri floreali, chiamano la festa. E vediamo che stanno arrivando portando acqua che richiama la festa. Dunque è proprio la speranza che sta arrivando perché c'è la continuazione, dunque c'è la pioggia, c'è il riso, c'è la farina e possono continuare a vivere. Questi due rappresentano con strumenti diversi la stessa cosa. C'è una donna incinta, la vediamo sia qua che qua, è proprio
prossima al parto e sono chiamati musicisti per allietare le ore che precedono il parto, dunque per aiutare il travaglio in una, come una musica terapeutica. Dunque è molto simile agli altri, vediamo tutti gli elementi che abbiamo visto in precedenza. Questo rappresenta, detto, allora, chiaramente lui vive nelle favelas, vive in capannine, dunque non è in grado di pitturare una tela di queste dimensioni. Qua si nota, sono tre tele che dopo lui ha cucito assieme e ha pitturato. Vediamo una storia e vediamo l'altra. E infatti questo quadro è in tre storie. Questo è l'innamoramento, dunque un ragazzo che incontra una ragazza. Vediamo la ragazza qua che si avvicina, ragazzo un po' timido, e la conosce. Seconda fase, drappo di festa, stanno festeggiando, dunque è proprio un banchetto nuziale. Si stanno avvicinando per festeggiare il matrimonio. E il terzo, lui ha detto che le donne una volta che all'interno villaggio vanno in spettacolare con le vicine. Diceva, entrano e dicono questo qua è quello, come dice lui, il fofocare, comunque il guardare tanto, ecco. Adesso entreremo. Bisogna mettere il play. Ok, niente. Adesso qua il video, entriamo in questa stanza ma il video è spento. Una volta che sarà acceso potete vedere dei ragazzi che sono stati in Maputo, che sono qua presenti. Magari venite qua un attimo anche voi. Sono stati quest'anno con l'artista mozambicano a lavorare con i bambini di strada a insegnargli le prime nozioni. Loro due sono stati in Mozambico quest'anno. Ecco, che dopo magari anche chi vuole sapere qualcosa sulla loro esperienza sono qua. L'hai tagliato quando tiravo l'orecchio? No, tutto dentro. Proviamo a entrare, è un po' piccolo però. Ecco, io spiego. Questo quadro è un altro problema sociale del Mozambico. Il Mozambico, stiamo parlando del quinto, sesto, sta migliorando un pochettino, paese più povero al mondo. Il problema è che non ci sono risorse sul territorio, devono emigrare. Dunque il problema dell'immigrazione. Vediamola nell'angolo, una torre. Per loro la torre è la fortezza, la sicurezza, la casa. È una capanna mai rappresentata così. Vediamo sul lato sinistro l'orizzonte, è proprio lo sguardo. Vedete che il taglio dello sguardo, questo guarda in questa direzione, è l'alto. Una madre con un piccolo che è questo, il figlio neonato, che è triste e guarda dall'altra parte perché tutti i figli stanno partendo per il Sudafrica per andare a lavorare nelle miniere. Questo uno dei più piccoli si gira e saluta la madre e questo si trattiene, che è l'altro più piccolo, quelli più grandi un pochettino più spavaldi che stanno partendo per emigrare nel continente. Vediamo quello là di un colore molto intenso. Abbiamo visto che il rosso è la vita, quello rappresenta il parto. Una donna che sta partorendo, assistita da due ragazze nel momento del parto. Vediamo anche quello là, sempre monocromatico azzurro, che rappresenta sia l'uomo goccia, la colomba che la pace, ma sono raffigurate le donne. La donna perché nella società matriarcale è molto importante per portare pace anche all'interno del villaggio. Vedete gli elementi, più o meno riuscite a leggerli? Quel quadro che vediamo in una certa dimensione, di quello mi avvicino, perché è intitolato Il ritorno del figlio. Questo era un figlio che era andato via, probabilmente anche emigrato, è ritornato a casa. Vediamo che hanno invitato tutta la popolazione a festeggiare. Questo vaso rappresenta sia il giorno che la notte, dunque la continuità della festa, perché c'è sia la luna, c'è la luna che il sole. Questa è una capanna e sono stati invitati anche i pazzi del villaggio. Questo qua è proprio la rappresentazione del pazzo. Questo sempre è
notte. Siamo in una città portuale, lo capiamo anche dal pesce. Vediamo le case illuminate internamente, che appena la porta si vede la luce. Vedete qua rossastro. E nelle città portuali è molto caotico il porto di Rotterdam, però ha voluto rappresentare una brocca, solo la brocca, che comunque è quello, l'acqua, la calma, la tranquillità, è quello che vuole riportare tutta la stabilità del caos. Comunque è il fondamentale del fatto. Adesso vediamo questo quadro che rappresenta l'iniziazione nella società. Vediamo due drappi, un sole e dei ragazzi che stanno entrando nella società. Però fanno parte di due nuclei familiari diversi. Questi tre che rappresentano questo gruppo, e vediamo che c'è molta stabilità. Vediamo un drappo di festa, vediamo il piede stabilizzato, vediamo che sono anche più fieri nel camminare perché sono più sicuri, perché in una famiglia solida c'è la sicurezza a parte i ragazzi. Poi lo vediamo un piede ribaltato, molte difficoltà per persone malate, e questi tre di fatti hanno la testa più bassa perché sono più insicuri. Dunque questo è l'ingresso nella società da parte di ragazzi di due familiari diversi. Adesso andiamo dall'altra parte, parliamo un attimo della famiglia. Nel corridoio c'è il vortice musicale, che è la musica che crea un vortice attorno a lei. Vai, vai. Questo è un altro valore importante, l'anziano all'interno della società. Questa è un'anziana donna, queste sono rughe, questi sono senipenduli, e gli viene affidato tutto, dunque la cultura, lei è la biblioteca vivente, l'acqua, il cibo, perché il villaggio va da lei, perché lei sarà distribuire equamente sia dei consigli ma anche le risorse. Dunque l'anziano come valore e non come peso all'interno della società, è uno dei valori che sto cercando di far capire dell'importanza dell'anziano. Questo vediamo un piede centrale molto grande, la stabilità, che divide in due un nucleo familiare e l'altro nucleo familiare. Questo è un ragazzo che lo abbraccia, con la famiglia che sta preparando a una festa con i doni. Sta chiedendo in sposa la ragazza di qua. Dunque gli sta presentando dei doni, che nella loro cultura si chiama l'obolo. Qua stanno valutando se accettarlo, anche perché la ragazza è incinta. Dunque stanno facendo un contratto sul valore da attribuire alla giovane ragazza. Questo diventa anche un problema sociale nel Mozambico, perché in caso di contenzioso tra le due famiglie, la famiglia della sposa deve restituire tutto il dovuto alla famiglia dello sposo. Tante volte non è in grado di restituirla e tutte e due le famiglie premono per farla restare dov'è, anche se maltrattata e anche se sfruttata. E questa è una piaga sociale. Qua vediamo che invece anche la ragazza abbraccia, dunque il fidanzamento, tutti gli elementi prima, il piede, la stabilità, questi che rappresentano la festa per il fidanzamento, l'uomo goccia e tutti si avvicinano per festeggiare il fidanzamento. Quello che vediamo lì colorato, abbiamo visto che la corona nuziale è rappresentata una donna con la corona e il matrimonio. Dunque è simile a questo ma con colori molto più vivi, è la donna con la corona ed è il matrimonio. Questo è un ballo tipico, la maraventa. Poi vediamo un bambino piccolo, qua una donna che stanno danzando e l'uomo goccia, perché alla fine, durante il matrimonio, c'è questo festeggiamento che viene fatto generalmente con questo tipo di ballo, la maraventa. Fuori ci sono altri quadri e meno male, questa è la spiegazione generale di tutti, provate a interpretarli e dopo se avete problemi ci chiamate noi dello staff che ve lo spieghiamo se avete dei dubbi. Però, quello che abbiamo ascoltato, esatto.